Un saluto a tutti ragazzi, sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui su GTA 5 per mostrarvi una nuova mod. E oggi, naturalmente, questa mod ve l'avevo già fatta vedere, ovvero la mod che praticamente ci toglie l'acqua del mondo e della storia. Praticamente questa mod era fatta apposta per, appunto, molti mi avevano detto tipo: perché non fai vedere i relitti che rimangono in fondo al mare? Perché appunto, cioè, il mare è devastante. Infatti nel mondo di GTA, sott'acqua almeno, potete trovare diversi tipi di animali morti, estinti e veicoli che risalenti alla guerra antecedente a questa, veicoli, corazzati, navi da guerra come mercantili come questa e altre cose, aerei di linea, UFO, tutte queste cose. Quindi mi avete detto: perché non farle vedere? Ok, in primis ragazzi, questo qui è un relitto, devo dire molto 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 grande. Probabilmente per lo squarcio qui si è aperto perché probabilmente si è schiantato contro una di queste rocce, una di questi scogli probabilmente. Poi infatti, se vedete, i pezzi sono dappertutto, cioè uno qui e dovrebbe esserci anche una valigetta da qualche parte, secondo me. Ora non ne sono sicurissimo. Il bello è che tipo questa mod introduce anche gli squali, cioè gli squali, cioè praticamente sapete che gli squali spawnano qui e il problema è che non c'è l'acqua, quindi cadono. Il problema è che questo posto non si può stare, cioè troppo lagga troppo, lagga troppo. È meglio allontanarci da qui. Allora, la posizione però io volevo vedere se si può vedere dall'interno questa roba. Guarda la zona, qua dovrebbe esserci una valigetta, mi ricordo. È fighissimo questo posto perché possiamo anche esplorarlo, cioè praticamente, cioè scendiamo. No, 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 fermati, fermati, non ti schiantare. Ok, fermo, è fermo. Ok. Siamo arrivati. Ah, qua c'è un fast medic. Ok, non ci serviva, però l'abbiamo preso. Poi che altro c'è là sopra? Vediamo un po'. No, niente, è distrutto tutto quanto, ragazzi. Non è che possiamo trovare moltissimo. Però già se facciamo un giro è divertente come cosa, dai. Qui c'è un blocco, mi sa. Sì, lo è. Anche grande, oh, come blocco. Ok, sono entrato. Questo è il blocco, cioè il modo più, diciamo, migliore per riuscire ad entrare qui. Guarda che figata, è una boa. E sì, abbiamo attivato il paracadute per sbaglio. Aia. Bostro. Ok, basta. Guarda, ancora vivo è. Guarda. Merda, merda. Ok. No, ragazzi, comunque certa gente è pericolosa. Facciamo attenzione a questo. Allora. No, infatti, qui ci sono pezzi dappertutto. Vedete? Fino a qui, oh. Ok, torniamo là sopra. Ora bisogna rivedere il nostro elicottero. Dove diavolo è? Ecco, lo vedo, lo vedo. Lo vedo l'elicottero. Oh, cazzo. Eccolo. Guarda che vola. Ok, vi ho fatto vedere abbastanza di questo posto. Poi naturalmente ce ne sono tantissimi, in teoria. In teoria. Ma perché c'è un punto rosso? Ah, guarda, mi sta inseguendo quello squalo, ragazzi, guardate. È morto, ok. Oddio, non so chi l'ha visto, però vabbè. Comunque, andiamo avanti. Ecco, sta caricando. Cazzo che me ne frega. Ancora le balene che volano, madonna. Ok, dovremmo esserci quasi. Sì, ecco, ci siamo praticamente. Ok, fermati qui, fermati qui. Allora, qui dovrebbe essere la botola segreta, che non so precisamente dove sta, però qualcosa del genere mi dice che o è lì. Quanti squali! Oddio, è stupendo! Una pioggia di squali. Allora, qua ci troviamo un relitto con, sì, un relitto sempre squarciato per colpa degli scogli. Però comunque qua dovrebbe esserci il punto, il segreto della botola, che dovrebbe essere precisamente. È il punto a trovarla. Bisogna fermarci subito, ragazzi. Allora, fermati, 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 fermati. Dove vai? Perfetto, abbiamo parcheggiato su uno scoglio. Ricordate dove abbiamo parcheggiato? Perché non me lo ricordo io, diciamo. Ma è bello che gli squali spawnano, cioè, ragazzi, guardate. Dobbiamo cercare questa cavolo di botola. E dove diavolo è? Piuttosto meglio. Ma che cazzo? Ok. Piuttosto è meglio andare qui dentro e vedere un po' dov'è la zona. Sotto la terra si può vedere? No, non si può vedere. Sì, ciao ragazzi, qua c'è la barriera corallina, quindi niente. Dove diavolo dobbiamo andare? Ragazzi, sto posto non lo... Oh, è la botola. L'abbiamo trovata, è la botola. È il Bolt, ragazzi, è la botola. L'abbiamo trovata, ma è qua sotto. Ma è molto sott'acqua, ragazzi, molto. Parecchio sott'acqua, anzi. Prendiamoci e andiamo giù noi. Noi stessi proprio. L'andiamo a prendere, ragazzi. L'andiamo a prendere la botola, sì. Non pensavo neanche ci stesse. Ho detto: ma dove diavolo è? Dove diavolo è? Dove diavolo è ora? Madonna, come siamo piccoli rispetto alla botola. La botola è gigantesca. Vai, mettiamoci un Samsung Galaxy, dai. Tanto per migliorare la situazione. Non esplodono. Come diavolo è possibile? Aspetta, proviamo. No, ma è intoccabile. Nulla. Non può entrare. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Niente. Il segreto della botola è che non c'è niente. Cioè, è una botola sott'acqua alla fine, ragazzi, Non c'è niente. Una roccia, però no. Niente! Il segreto della botola è che non funziona. Cioè, non so dirvelo, ragazzi. Ho preso 2 3 stelle di polizia facendo sta cosa. Non so, ragazzi, non lo capisco io. Almeno io non sono molto a corrente su queste cose. Comunque, proviamo a risalire qui, dai. Raga, mi sta inseguendo la pula. La botola mi sa che era dell'esercito, Qualcosa mi dice. No, se no non verrebbe la pula, quindi niente, ragazzi. Non so cosa dire, perché, boh, la pula, boh. La sega io, ok. Allora, rientriamo dentro. Allora, raga, la prossima destinazione dovrebbe essere qui, dove c'è l'UFO, in teoria.
non ricordo. Proviamo a vedere, infatti, perché ragazzi, chi se lo ricorda? Yeah, andiamocene via di qui perché c'è la bulla, sta rompendo veramente i maron. Eccolo, il tempo che mi carichi il mondo, Gesù. Wow, però questa zona era bellissima con l'acqua. Ora che lì si è tolta, veramente si è eliminato un paesaggio stupendo. Vabbè, comunque, andiamo avanti, colpa non è nostra. In realtà è nostra perché l'abbiamo tolta noi, però vabbè, dai. Occhio ai sassi. Madonna, non si vede. Oh mio Dio, ma quanti squali! Ci sono branchi proprio di... Un'orca assassina! Ci sono branchi di squali qui, però non carica niente. Ok, sta caricando, dai. Ok, ci siamo quasi, dai. Ok, dovremmo essere qui. Non so se c'è un relitto di qualcosa o... Ecco, un altro relitto. Niente di che. Niente di che, no. Solamente un relitto del cazzo. Ah, pensavo ci fosse qualcosa di importante. Invece è proprio lo stesso relitto che c'era. Comunque, alcuni punti li ho segnati, altri no. E qui c'è una voragine gigantesca. Ma se è come la botola di prima, ovvero qui c'è un'altra botola. Wow, dove diavolo è sta zona? Aspetta. Oh, che cavolo? No! Mi ha teletrasportato. Mi ha teletrasportato fuori. Ma che roba mostruosa. Perché eravamo andati troppo in profondità? Aspetta, cos'è quello? Oh, 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 aspetta. Fermati, fermati. Ok, fermati. Ragazzi, qua c'è un aereo di non di linea, purtroppo. Mi spiace per lui. Oh, mi cadono gli squali addosso. Basta, dannati squali. Allora, no, questo qui è un aereo dell'antete guerra di Obono. Che cavolo è? Wow, stupendo. Ma neanche... è l'aereo di Battlefield 1, ragazzi. Fatemi entrare, ok. Stupenda sta cosa, perché non la sapevo. Cioè, questa qui no, assolutamente non lo sapevo. Ok, no, sono già felice perché avevo già trovato la botola. Quindi va, immaginate ora. Cioè, abbiamo trovato due cose nello stesso punto. Quindi bisogna cercare molto bene il posto, perché bisogna vedere tanta roba. Ok, andiamo avanti. E qui il tempo che carichi tutto, Dio buono, ciao. Ah, aspetta, qua c'era un'altra barca. Oh mio Dio, aspetta, cosa ho visto? Cosa aveva caricato? Aspetta, eccolo. Wow, ma cosa? Ragazzi, ma qui c'è stata la guerra più totale. Sottomarini, ragazzi, ci sono sottomarini qua sotto. Guardate, sotto il mare ci sono i sottomarini. È stupendo, stupendo, ragazzi. Ragazzi, poi ci sono mille altre cose che si possono trovare qui. Però, porca vacca, non lo sapevo sta cosa. Cioè, queste qua sono le immersioni più belle della storia. Perché alla fine, cioè, non ci immergiamo nemmeno praticamente. Non c'è più l'acqua, quindi possiamo proprio, diciamo, guardarli come se fossero proprio oggetti terrestri. Guardate che roba qui. Tutti i coralli, dannati coralli. Ok, qui dovrebbe esserci l'UFO o di altri squali, vabbè. Minchia, sta caricando. Occhio alle rocce. Dove diavolo è la zona? Aia, vaffanculo. Ma, cioè, mi spawnano cazzo di razzi. Ok, dovremmo essere arrivati quasi. Passiamo qui. Per di qua? Va bene. Ok, eccolo, trovato. Ragazzi, questo è l'UFO di Santa Monica. No, non Santa Monica. Dove diavolo siamo? È quello più a nord di Los Santos. Quindi, cioè, praticamente è l'ultimo ritrovamento, in teoria. E questo è... Allora, vediamo un attimo. Se andiamo ad analizzarlo, è molto, molto usurato. Però comunque non c'è nessuna scritta tipo FIB, no? No, roba dell'FIB. Non c'è scritto nulla. Sicuri? Non lo so, boh, non dovrebbe esserci scritto nulla, in teoria. No, niente, ecco, è semplicemente un UFO. Però il problema è che non possiamo né vederlo, né vedere se funziona. Ma che cavolo? Guarda, rimbalza. No, maledizione, il burrone del cazzo che pio. Ok, sono caduto di nuovo. Di nuovo. No. Oddio, ragazzi, sto cadendo. Ecco. E dove diavolo mi sono... No, ora mi sono perso. Ma che cavolo? Vabbè, dai, sali. Mio Dio, questo qui col paracadute non sa proprio giocare, va. Ok, l'UFO lo vedo. E anche il mio elicottero. Meglio allontanarci da qui, ragazzi. Sto posto mi figlia male. È un brutto presentimento. Occhio. Wow, che culo. Ok, arrivati, perfetto. Ok, ora ci tocca meglio allontanarci. Dai, ragazzi, dai, 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 dai. Risali, risali, risali. Yes. Madonna, sembra la propulsione tipo dell'Interstellar. Quelli lì, sapete, cioè, sono stupendi, vabbè. Qua è bellissimo, non c'è manco il mare. Cioè, è una cosa pazzesca. È surreale sta cosa. Dove devo andare? Non mi carica neanche i poligoni, maledizione. Allora, qui dovrebbe esserci... Cosa diavolo? Ah, ecco l'aereo crollato, eccolo. Un aereo di linea distrutto. Ah, quanto godo, quanto godo. Fermati, 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 fermati. Ok, perfetto. Ole, magnifico. Allora, qua ci sta un'ala. Questo posto è gigantesco. Allora ragazzi, sì, da esplorare, però è devastante. Io non so dove diavolo devo andare. Cioè, comunque, un aereo di linea schiantato, sì, anche questo. Però, comunque, è molto, molto figo. Se andiamo tipo a vedere, qua ci sono, ecco la punta. Volevo vedere, appunto. Eccola qui, con l'equipaggio distrutto. Madonna. Oh, che spettacolo. Comunque, questo qui era il crollo di un aereo, tranquilli. Dov'è la coda però? Dovrebbe essere da qualche parte. Frena. Ok, siamo arrivati praticamente. Qui dovrebbe esserci il secondo collegamento. Allora, sì, però a trovarlo sto secondo collegamento. E poi cosa dovrebbe esserci qui? Non so nemmeno io. Eccolo. Sì, un aereo cargo disintegrato. Peggio, è così vecchio questo aereo che cioè è distrutto, ragazzi. È bruttissimo, cioè. Allora, dove diavolo? Ecco, l'elicottero non l'avevo visto. Ok,
Questo è molto più semplice perché i pezzi che sono caduti sono molto unitari praticamente, quindi cioè non è che si sono sparati a migliaia e migliaia di chilometri. Non cadere, non cadere. Oh mio Dio. Wow, ruote, sedili, non ci sono cadaveri però. Non mi piace sto. Eh sì, è la punta che scompare sempre la punta alla fine, se andate a vedere. Ora bisogna risalire, il problema è il cazzo è risalire. Ok, davanti al molo, cosa dovrebbe esserci davanti a questo molo? Io, ok, mi sa che questo qua è il caso dove si può trovare il nostro mostro del mare, cioè praticamente una specie di Lessi degli abissi, cioè. Qui ragazzi dovrebbe trovarsi, eccolo, eccolo. Infatti stavo cercando proprio questo, pensavo infatti proprio a questo animale mostruoso che si trovava nei profondi marini, nelle profondità marine, tutta la spina dorsale tutta uscita, bello bello, mi piace. È un animale strano, a me sembrava più, boh, dalla punta a becco, una specie di volatile probabilmente, non lo so ragazzi, a me dà l'idea almeno di un volatile, boh. Non so dirvelo ragazzi, però intanto è un ritrovamento molto interessante che si trova infatti in GTA anche online. Questo qui, occhio, eccolo. Ok ragazzi, questa qui è una costruzione sottomarina, diciamo, protetta per essere sottomarina praticamente. Poi ci sono tante cose che possono trovarsi, però comunque alla fine è una specie di sottomarino che andava per le falde, non so, per le falde acquifere, boh, non so precisamente cosa potrebbe essere. Però comunque qualcosa di molto losco era, perché c'è un abitacolo tanto per stare dentro, e quindi dei controlli venivano fatti per fare qualcosa, però non so precisamente cosa, perché pensavo, vai, le falde acquifere sarà ok, però non vedo tubi che portino all'esterno, anche perché le falde acquifere più grandi, più importanti di GTA si trovavano appunto a Los Santos, che sarebbe il prossimo posto che vi faccio vedere. Me l'ha spawnato proprio mentre ci sono andato addosso. Questo qui è il punto dove infatti tutti gli scarichi portano al mare e che ci portano infatti a Del Piero Beach. E qui c'è il nostro molo, infatti qui dovrebbe uscire tutti i liquami del mondo di Los Santos. Tutto lo schifo che va nei vostri cessi finisce nel mare. Però comunque nonostante ciò a me non interessa. Io ragazzi vi ho fatto vedere più o meno tutto. Ci sono tanti segreti all'interno del mare di Los Santos, però comunque qualcosina vi ho fatto vedere. Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e magari commentare, condividere, quello che volete. Comunque sapete come funziona, quindi non ve lo dico neanche più. Comunque ragazzi, ci si vede in un prossimo video. Un saluto da Wolf e bella a tutti. Ciao.